Salve, benvenuti o bentornati, io sono Salvo e oggi parliamo di questo bellissimo strumento. Questo è uno shunt che serve per controllare le batterie e ora poi andiamo a spiegare tutto, che cosa c'è all'interno, andiamo a vedere, anche perché ho visto che su internet ci sono queste spiegazioni, ma sono tutte persone indiane, quindi si capisce ben poco in lingua italiana, e ho cercato di vedere come funziona, anche perché lo devo andare a installare nel mio impianto fotovoltaico e quindi volevo sapere bene come funzionava. Purtroppo non lo so, ho dovuto andare a imparare da solo. Quindi ora andiamo al banco, già siamo al banco, a provare a testare questo prodotto, a vedere come funziona, come si preimposta, e poi lo andiamo a montare direttamente dove ci interessa noi. Noi faremo tutte cose da banco, non andiamo a installare niente. Questo dell'installazione poi sarà un prossimo video che uscirà tutto insieme. Faccio un upgrade sul mio impianto fotovoltaico, sia di pannelli solari che dello shunt e delle batterie. E poi avete visto anche che ho fatto il video per il mobiletto dove vado a mettere le batterie per avere più spazio. Ok ragazzi, a questo punto vi chiedo di lasciare un like verso sopra in fiducia, iscrivetevi qua sotto, iscrivetevi anche al mio canale Telegram Discussioni, attivate tutte le campanelle, ho anche un sito e ho anche un altro canale YouTube, come si fa? Se volete abbonarvi, qua sotto ci sono gli abbonamenti. Se non vi volete abbonare ma mi volete lasciare un grazie, anche perché sono stato utile per questo video che vi ho fatto e potrebbe essere utile anche a qualcun altro e vedere altri prossimi video come questi, potete lasciare un grazie, cliccate il tasto grazie e mi lasciate un caffè. Grazie già da ora. E ora ragazzi, sigla. Allora, questa è la scatola dove viene consegnato il nostro shunt. Io l'ho preso direttamente su Amazon, ma se lo prendete anche su AliExpress, se lo comprate con qualche 10 euro in meno, certo dovete aspettare circa un mese. Io su Amazon l'ho ordinato subito, l'indomani ce l'ho avuto subito, quindi niente problemi, meglio prenderlo direttamente. In tutti i casi, anche se succede qualcosa che è guasto, lo posso rientrare anche ad Amazon, posso fare il reso e non ho problemi. Invece già con AliExpress è un po' più difficile. Comunque il modello è un KT-288, non c'è scritto niente, la scatola è così stessa, e abbiamo all'interno il nostro monitor, il nostro shunt e il manualetto di istruzioni, che è totalmente in inglese. E quindi allora, il nostro shunt non è altro che un pezzettone di ferro così, dove ci sono alcune caratteristiche. Io ho preso quello da 300 ampere perché devo andare a caricare delle batterie da 240 ampere, quindi non ce la farebbe con quello da 100 ampere, perché c'è anche la versione da 100 ampere, poi bisogna vedere poi che cosa serve. E poi all'interno abbiamo il monitor, che è quello che controlla tutto. Qua c'è anche lo schema, ma lo schema lo trovate anche nel manuale. Ci danno anche dei gavetti per fare l'installazione, ma questo qua da banco, perché se lo dovete fare come lo andrò a fare io, mi serviranno fili molto più lunghi. E poi il manualetto dove ci spiega tutto, che ragazzi non si capisce niente, ve lo spiego ora, poi io a mano che montiamo tutto. In pratica noi dovremmo andare a fare questa installazione qua. Ovviamente si può installare anche senza shunt, ma dobbiamo fare lo shunt. Noi dobbiamo andare a fare questa installazione qua. Lo shunt, che andiamo a vedere, il modello è 05 300 a 70 millivolts. Questo è quello che dovevamo andare a fare l'installazione. Noi non abbiamo la batteria, ma lo andiamo a installare direttamente qua. Volendo la batteria c'è, non è che non ci sia, lo possiamo anche prendere la batteria e lo proviamo.
E dobbiamo andare a fare l'installazione. Per fare l'installazione ci abbiamo qua tutto quello che ci interessa. Allora, io la cosa che vi consiglio di fare, la prima cosa da fare è quello di, se vedete qua c'è scritto external power supply, praticamente abbiamo due poli positivo e negativo dove possiamo andare a collegare una batteria. Io in questo caso già mi sono preparato la batteria e una clip da 9 volts, perché funziona da 3,3 fino a 12 volts, quindi posso andare già a inserire i poli. Quindi andiamolo direttamente a mettere così. Mi raccomando, quando inserite schiacciate bene questo piccolo coso e poi tirate, perché se si esce non abbiamo fatto niente. Dovete schiacciare e inserire e poi lasciate lui si autoblocca. Quindi schiacciate, inserite. Ok, poi ci dice che abbiamo due fili che sono già qua, ce l'hanno portato anche loro, e sono uno è giallo e uno è blu. E lo andiamo a inserire. Questo solo se andate a montare lo shunt, ma se vi comprate lo shunt vuol dire che vi serve lo shunt, però si può fare, ripeto, anche senza lo shunt. Ok, ora vi spiego anche cosa serve lo shunt, perché sennò dice, ma ok, lo shunt, ma cos'è lo shunt? Ok, e abbiamo inserito anche questo. Poi ci dice di inserire il nero, che sarebbe il carico della batteria, alla batteria. E poi ci dice anche che dobbiamo mettere due cavetti. Praticamente devono uscire due cavetti, uno che va alla batteria e uno che va allo shunt. No, scusate, al carico, quindi ne attacchiamo due. Che va a finire al mussetto. Schiacciamo sempre, tutte e due dovrebbero entrare. Perfetto, sono entrati. E quindi abbiamo tutti i cavetti collegati. Questo non lo trovate in dotazione, questo lo dovete comprare voi, costa centesimi, ragazzi. La batteria anche, io ce l'avevo dentro qua, non so manco che marca è, buttata lì. Allora, ora parliamo di che cos'era, di cosa serve lo shunt. Avete mai provato a vedere le batterie del vostro smartphone che vi dà l'indicazione della batteria, quando è carica e quando è scarica? Questa è la stessa cosa, praticamente vi dice la vita della batteria da quando è carica a quando è scarica. E quindi possiamo andare a fare possiamo, diciamo, gestirci la nostra batteria. Per esempio, uno smartphone non deve essere mai scaricato sotto il 20%, quindi voi sapete che al 20% dovete andare a caricare la vostra batteria. E la stessa cosa è questo qui, solo che questo qui io lo vado a inserire in un impianto fotovoltaico, ma voi lo potete mettere anche sulle batterie della vostra bicicletta elettrica, lo potete mettere anche sulla batteria della vostra macchina, potete metterlo dove volete, perché tanto la funzione è quello di controllare, soltanto di controllare la vita della vostra batteria. Quindi ora andiamo anche a collegarci la nostra batteria qui e lo accendiamo direttamente, così andiamo a vedere che cosa ci dà. Inserendo la clip si accende subito il monitor. Io già ci ho giocato un pochettino e quindi già so come funziona. Praticamente dobbiamo andare a capire che cosa dobbiamo andare a fare. Allora, se andiamo a prendere per esempio una batteria al piombo, che ovviamente ce l'ho di là perché se io le cose non me le porto tutte, ora andiamo a prendere. Vado a prendere la batteria a piombo. Ci abbiamo scritto che nella batteria, anzi, la vado a prendere subito. Allora, ragazzi, una volta collegata la cosa, andiamo a procurarci. Io mi sono andato a procurare due batterie, di cui una è una batteria che ormai ha finito la sua vita, e un'altra è una batteria che ancora è perfettamente carica. Se noi andiamo a vedere le batterie, ogni batteria ha la sua. Per esempio, questa qua ha una carica di 14,4 15 volts, in stand by è 13,5
13 e 8 volt, scusatemi, con una corrente di 1,95 ampere. 1,95 ampere, sì. Praticamente ogni batteria ha la sua caratteristica. Per esempio quest'altra, che è una 12 volts 12 ampere ore, è sempre 13 volts e 5, 13 volts e 8. Quindi noi ora però abbiamo 3 ampere e 6. Però noi ora andiamo a impostare questa batteria qui, che alla fine è uguale. E quindi cosa dobbiamo andare a fare? Andiamoci a impostare subito l'impostazione di questa batteria. Basta tenere schiacciato, vediamo se levo questo, forse si vede un po' meglio, vediamo. Sì, si vede molto meglio. Allora, dobbiamo andare a schiacciare questo qui, dovete tenerlo schiacciato e vi dice, vi lampeggia set. Andate a schiacciare ancora set. Aspettate, c'è la batteria, forse questa qui è un po' scarica. Allora, riveriamo, teniamo schiacciato, riteniamo schiacciato set. Perfetto. Allora, noi ora qua dobbiamo andare a impostare i dati che ci sono scritti sulla mia batteria. Quindi in questo caso deve essere 13, 5, 13, 8. Mettiamolo a 13, 8. Quindi aspettate un attimo. Mettiamo, schiacciando ovviamente sale di numero e lui poi dopo un poco salta. E quindi qua metteremo 3 e dall'altro metteremo 1. Ovviamente arriva fino a ok, così siamo a 13 e 8. Ok, questo è il massimo della batteria. Ora noi dobbiamo portarlo, dobbiamo dargli il minimo. Teniamo schiacciato, lui cambia direttamente e già ci dà che il minimo dovrebbe essere 11. Voi volete cambiare tra 11, 11 e 5, quando vi piace a voi, quando dovete sapere la durata della vostra batteria. Io lascerei così a 11 e teniamo schiacciato ancora. Ok, a questo punto lui già ha impostato, ora non so che cosa sta calcolando, penso si stia resettando. Possiamo spegnere un attimo, riaccenderlo. Ok, ora noi dobbiamo andare a impostare, schiacciamo di nuovo, rischiacciamo, ora una volta che lampeggia 7, andiamo giù e c'è 7 in ampere, andiamo a mettere 7 in ampere. E praticamente dobbiamo andare a vedere quello che c'è scritto qua sulla barretta. C'è scritto 300 ampere, quindi andiamo a impostare. Da qua possiamo impostare 50, 200, 300 ampere e gli diamo ok. E questa è l'impostazione del 300 ampere del nostro shunt. Il nostro shunt è una piccola resistenza dove ci sarà il carico della batteria e il load, il carico. Quindi entrata batteria, carico da quest'altra parte. Quindi ora andiamo poi a continuare a vedere le altre impostazioni. Ok, a questo punto abbiamo impostato il nostro shunt, il monitor del nostro shunt. E vedete che questo qui è il simboletto della batteria, questo, dove non c'è completamente batteria. Se io ora vado a installare tutto, che ora lo installiamo insieme, andiamo a vedere cosa succede. Ok, questo lo spegniamo così non scarichiamo la batteria del nostro impiantino. Allora, cosa abbiamo qua? Allora, lui ci dice che, anzi, ne ho direttamente qua, ci dice che dallo shunt deve andare un polo, deve andare alla batteria e uno al carico. Quindi questo qui lo andremo a mettere alla batteria. Ora, vediamo se trovo dei morsetti e li attacchiamo ai morsetti direttamente. Ok, queste sono le spinette dove lo andiamo a collegare, quindi andiamo a prendere un polo positivo e lo andiamo a mettere qua così per bloccarlo. Tanto questi cavetti non li utilizzerò mai perché devo usare dei cavetti poco più grossi perché devo fargli fare, diciamo, una quindicina di metri. Ok, e poi prendiamo un altro cavo, un altro pezzo di filo negativo che lo prendiamo subito. Ok, quest'altro pezzo di filo
Quindi andrò a mettere lo shunt. Vediamo se riesco a stare un attimo fermo. Lo shunt entra da questa parte ed esce da questa parte dove c'è scritto 0,5, dall'altra parte dove c'è scritto 300 A va dall'altra parte. Sto facendo finta che questo è l'impianto che dovremmo andare a montare. Quindi lo posizioniamo qua e li mettiamo in negativo su questo morsetto. L'altro cavo andiamo a sprellare e andiamo a mettere l'altro fastone. Allora, ok, questo è il montaggio corretto. Ora vi faccio vedere. Il negativo della batteria, questo qui, va collegato direttamente allo shunt e non da questa parte, e anche il collegamento del negativo del monitor dello shunt va collegato da questa parte. Da questa parte avremo il contatto, il negativo, dove andremo a collegare il nostro carico. Ora poi andiamo a vedere pure. Poi abbiamo il polo blu. Che ci dice qua il polo blu va messo all'inizio della batteria, quindi al negativo della batteria vicino, e il giallo va a mettersi questa, da questa parte dove c'è il carico. Praticamente questo va a controllare la resistenza della batteria, sì, della batteria, del consumo che abbiamo. Io ora qui ho fatto, e poi c'è, scusate, e poi c'è anche il positivo che va collegato positivo al polo positivo della batteria, che è questo. Poi i due poli sono per la batteria, che questa non era in dotazione, dovete metterla voi. Ora noi andiamo a fare delle prove, perché io ho fatto anche delle prove per vedere se funziona. Ovviamente andiamo a rivedere di nuovo. Se entrate nel setup, quando andate a fare il setup e andate a mettere 12 volts, dovete andare anche a settare la resistenza dello shunt. Praticamente dovete andare a mettere, aspettate che ci riandremo di nuovo, non ci vuole andare più. Ok, dovete entrare e mettere le caratteristiche di questo shunt. In questo caso questo shunt è 300 A, quindi io ho messo 300 A e lo andate a selezionare da qua, 300 A, così, e lo caricate. Anche se era 50, dovete andare a mettere 50. Ora qua io sono passate, dal momento che vi ho fatto il video, 38 minuti 57, ho fatto lavorare la batteria per 406 watt ore. Ora io vado a fare delle prove, quindi qua andrò a caricare il mio carico, quindi il positivo lo metterò qua e il negativo lo metterò qua, e andiamo a vedere se calcola il giusto. E poi andiamo a fare la prova mettendo questo caricabatterie e lo utilizziamo come se fosse dei pannelli solari dove vanno a caricare la batteria, e vediamo cosa succede. Allora, la prima cosa che dobbiamo andare a fare è quella di prendere una lampadina. Andiamo a prendere una lampadina e andiamo a collegare la lampadina un polo al negativo. Scusate, la mettiamo un po' meglio perché volevo collegare altri carichi. E un polo lo vado a collegare direttamente qua. Ok, a questo punto subito, vediamo se abbassando un po' di luce, di luminosità, si riesce, ma non si riesce a vedere niente. Ok, va bene, ve lo dico io. Vediamo. Ehi, scusatemi che qua scattano tutte cose. Scusate un attimo, lo rimettiamo bene. Ok, se andiamo a vedere qua, abbiamo 12 volts e 2 4,9 A, 52 watt, perché la lampadina è 50-52 watt, e qua andiamo ora a vedere l'energia sviluppata. Qua
Qua abbiamo invece 33,6 amperi di capacità. Qua ci sarà la resistenza del nostro shunt che sta passando 0,3,0 ohm. E di qua ci sono 233 milliohm. Questo qua invece è il tempo che si può anche resettare, il tempo di quello che stavo facendo, che stavo utilizzando. Ovviamente, se io ora stacco lo shunt con la lampadina, lui incomincia a salire da 12, arriva a 12,6. Infatti sta salendo, la batteria sta salendo a poco perché ritorna alla sua funzione normale. 12,7, sta cominciando a salire. Ora noi attacchiamo direttamente nello shunt direttamente questo, che lui si va a riportare a 12,3 invece di 12,7, e mi vado a preparare questo qui, questo caricabatterie, che praticamente questo caricabatterie ci darà, facciamo finta che questo qui sono i nostri pannelli solari con il nostro caricatore, il nostro regolatore di carica, e ci andiamo a vedere come funziona. Allora vado a collegare questo e questo qua lo andiamo a collegare allo shunt. Lui si accende, ma non fa niente perché fino a quando non gli do io il via, lui non dovrebbe partire. Allora dice che ci siamo con la batteria a 1 grado, vabbè, la batteria è quasi scarica, 12,3, e andiamo a inserire il caricabatterie. Inserendo il caricabatterie andiamo a vedere che, io se riesco a portarvelo fino a qua sopra, stiamo caricando la lampadina che era 50 watt. Ora siamo scesi a 16 watt e 4. Non so se riuscite a vedere, perché sta levando quello che sta sviluppando. Scusate che stacco questa batteria, mi dà fastidio. Vabbè, lasciamo così. Sta sviluppando praticamente quello che sviluppa, lui lo va a levare dalla lampadina, quindi le 50 watt meno questo qui. Se io ora vado a inserire un'altra lampadina, e quindi abbiamo 1 ampere e 20, se io ora stacco questo qui, stacco il caricabatterie, risaliamo di nuovo a 52 watt perché la lampadina è 52 watt, 12 volte 4, 4,13 ampere. Se io ricollego questo qui, scendiamo in watt e scendiamo in ohm. Ma lui sta caricando sia la batteria che mi sta autoalimentando quella lampadina. Quindi abbiamo la funzione che lui carica batterie, sta alimentando la batteria, e più il restante mi sta dando carica alla batteria. Infatti già me l'ha caricata a 12,9. E poi abbiamo gli ohm, 11,1 ohm, 171 milliohm, 33,7 ampere ore. Quindi ora appoggio questo perché se no non riesco a farlo con tutte le mani. Ok, e vado a posizionargli un'altra lampadina con tutto. Aspettate, questo qua la levo, se no si scioglie. Ok, questa è una lampadina da auto ed è un'altra 50 watt, e vado a collegare sempre il negativo da una parte, così, e il negativo da quest'altra parte. In pratica ora abbiamo 100 watt e lui stiamo andando a 37 watt e sta alimentando le due lampadine, e più sta caricando. Se io ora stacco, vediamo se riesco a salirvelo fino a qua sopra, andiamo a vedere che i watt sono 96 watt e 5, 8,6 ampere ore, e siamo scesi a 11,9, 33,8 ampere ore, 0,1,5 ohm, 160 milliohm, e questi sono i watt che sta calcolando. Nel frattempo stanno prendendo a fuoco le lampadine perché praticamente qui riscaldano, anzi li stacchiamo perché, vabbè, prima attacchiamo un attimino, anche se prendono fuoco non ci fa niente. Ecco qua, ora col caricabatterie acceso, come se sarebbero i pannelli solari, abbiamo 34 watt, 2,78 ampere,
12,3 volts che sta caricando. Stacco di nuovo, faccio finta che i pannelli solari non ci sono più e ritorna tutto come era prima. Stacco quelle lampadine perché ragazzi sta prendendo fuoco tutto qua. Praticamente riscaldano come le ha dannati. E questo qui le leviamo, ok, e ora abbiamo, ora non abbiamo nessun tipo di carico come ora, e abbiamo 12 volts e 6. Ora in questo momento la resistenza è 191 ohm, però non ci sono i 1000 ohm, ok. Se io ora accendo il caricabatterie, lui in automatico sale a 13,4, stanno entrando 5,33 ohm, siamo a 73 watt in entrata e praticamente siamo con una resistenza di 2,6 ohm, 33,9 ampere ore. Ok, è bellissima questa cosa perché possiamo andare a calcolare le nostre batterie dei pannelli solari. Ok, questo è il modo corretto per collegare questo shunt. Infatti abbiamo il negativo che entrano sia dalla batteria che dallo shunt, il positivo che va direttamente alla batteria di questo shunt, e quindi andiamo a prendere il carico direttamente dalla batteria, e poi i due poli blu e giallo che vanno qua. Ok ragazzi, a questo punto ho terminato. Vi chiedo di lasciare un like qua sopra se sono stato utile a qualcuno, potuto servire. Di iscrivervi qua sotto al mio canale Telegram, Telegram Discussioni. Attivate tutte le campanelle, sono anche su Instagram e su Facebook. Se vi volete iscrivere, potete iscrivere. E qua sotto ci sono degli abbonamenti, se volete fare abbonamenti lo potete fare tranquillamente. Io vi ringrazio già da ora. Se per caso addirittura ci sono anche delle agevolazioni sui miei abbonamenti, quindi potete anche andare a leggere cosa poi ci sono. E se non volete abbonarvi e mi volete offrire un caffè, lasciare una piccola donazione, lo potete fare qua sotto, c'è scritto il tasto grazie. Io già vi ringrazio già da ora. Ragazzi, che dirvi? A un prossimo video. Ciao e grazie.